Buongiorno, oggi parleremo di tecniche di duratura. Tecniche di duratura risalenti all'antico Egizio o all'antica Roma, quindi ricette ancora antiche che prendono i prodotti dalla terra o dal mondo animale anche per costruirsi diversi arnesi e sono tecniche effettivamente utilizzate sia per delle dorature all'interno di edifici che all'esterno. Oggi parleremo in special modo di quattro tecniche. Tre, quindi la doratura a guazzo, la doratura a colla e l'argentatura a lamine, eseguite a guazzo o a colla, appunto, su un fondo, su un supporto di natura organica. Questo significa che questo tipo di doratura può resistere solo all'interno di ambienti e non può essere utilizzato per delle dorature all'esterno. Per le dorature all'esterno si utilizzava un'altra tecnica ed è questa qui, cosiddetta la doratura a missione, ad olio a missione. Le dorature che hanno come supporto una sostanza organica, iniziano praticamente con la preparazione del fondo, il loro supporto. La lamina arriva solo alla fine, però io devo veramente fare attenzione di preparare il supporto in modo che le condizioni ideali per l'applicazione dell'oro vengano consentite. La prima che vi farò vedere passo per passo è quella più pregiata, quella più preziosa, la cosiddetta doratura a guazzo. Inizio a presentarvi i materiali. Una cosa devo dire, tutte queste tre tecniche che si utilizzano per gli interni, quindi per dorature su quadri, su stucchi o all'interno di edifici, hanno come fondo il gesso di Bologna legato alla colla di coniglio. La doratura missione, quella all'esterno, si basa su un olio resinoso, quindi può essere utilizzata molto bene all'esterno, ma può essere utilizzata anche all'interno. I materiali principali in sé, gli attori per tutta la creazione di queste dorature utilizzate su base organica sono la colla di coniglio, che qui vedete sotto forma di granelli asciutti, così come si presenta, non può essere utilizzata direttamente questa colla. Deve essere lasciata gonfiare per 12 ore all'interno di un litro, diciamo 160 grammi di questi granelli in un litro d'acqua fredda. Una volta gonfiata, la colla si presenta così e quindi può essere utilizzata come legante per il gesso di Bologna. Il gesso di Bologna in sé è un bisolfato di calcio che è una sostanza di origine naturale che si differenzia dagli altri gessi per la diversa quantità d'acqua contenuta nelle molecole. La sua proprietà è infatti quella di mantenere nel tempo un grado di umidità ottimale per una corretta adesione tra gli strati di supporto. Per essere utilizzato in doratura, il gesso deve essere miscelato con la colla di coniglio. Vedete come si presenta il gesso di Bologna sotto forma di polvere. La colla gonfiata va fatta riscaldare a bagnomaria
in una pentola. Dopo qualche minuto si presenta così. Praticamente tutti i granelli gonfiati si sono sciolti e hanno questo aspetto. Per la preparazione del gesso di Bologna, che in sé è il supporto principale per le dorature, faccio la seguente operazione. Prendo della colla base, quindi riscaldata, che si è sciolta, ne preparo un po' in un altro barattolino, e questo lo tengo al caldo, a bagnomaria. Importante, la temperatura dell'acqua non può superare i gradi da cominciare a bollire o cuocere. È molto pericoloso, nel senso che praticamente c'è un'alterazione chimica all'interno della colla. Quindi importante sempre controllare di mantenere la temperatura giusta, calda ma non bollente, per far sì che la colla si sciolga. Adesso prendo il gesso di Bologna in polvere e comincio ad aggiungere alla colla liquida. Non misuro niente, non è che so esattamente adesso tanti grammi. Io comincio ad aggiungere della polvere e man mano vedrete come la polvere viene assorbita dal liquido della colla. Quel momento che c'è il rapporto preciso di saturazione, raggiungo il rapporto esatto del gesso di Bologna che voglio poi utilizzare. Altro importante dettaglio durante questa operazione: mai rimestare, lasciare che la polvere del gesso di Bologna si depositi e vedete come i contorni del barattolo, praticamente la colla copre di nuovo, quindi questo significa che posso aggiungere e smetterò solo quel momento che ai bordi del bicchierino la colla non riesce più a inumidire il gesso. Ci siamo quasi. Bene, ecco, questa è la situazione ideale. Vediamo come la colla molto lentamente riesce a inumidire le ultime parti di gesso, di polvere, e dal bianco diventano leggermente grigie. Però adesso abbiamo automaticamente il rapporto giusto tra polvere e colla di coniglio. A questo punto inizio molto lentamente con un pennello a setole rigide a rimestare la colla, molto lentamente. Questo perché? Per fare in modo che non venga aggiunto dell'ossigeno. Se io, per dire, mescolo troppo velocemente con il pennello, si formeranno delle bollicine di ossigeno, d'aria,
che mi daranno poi fastidio nell'esecuzione perché si formeranno delle piccole fiacche. Adagio, adagio, si sta formando il gesso di Bologna. Bene, dopo qualche minuto posso cominciare a rimestare più velocemente e a mescolare. Ecco, questa è la consistenza corretta del gesso di Bologna. Quindi adesso abbiamo preparato quello che farà da supporto alla doratura a guazzo. Bene, lo togliamo un attimo, lo mettiamo qua da parte. E metto a bagnomaria una colletta partendo dalla colla base, la diluisco 1 a 7, vuol dire una parte di colla e 7 parti di acqua calda. Questo perché? In sé questa qui è una colla, una colletta, un'imprimitura che passo sopra la decorazione a stucco che voglio indorare. Un'imprimitura che fa sì che lo stucco nei prossimi passaggi di applicazione del gesso non assorba troppo velocemente il gesso bolognese. Con questa imprimitura do quasi un liquido che mi rallenta questo assorbimento e quindi mi facilita anche la stesura del gesso di Bologna. Anche questo, naturalmente, tutto quello che viene eseguito col materiale di colla va riscaldato a bagnomaria. Come vedete, ho preparato un campione di doratura con tutti i passaggi più importanti, da zero, praticamente dalla lavorazione in stucco fino alla doratura finale. Ogni operazione quindi comporta più o meno questo spazio. Sono 14 operazioni diverse e ognuna è importante, quindi deve essere curata nel minimo dettaglio. Nel frattempo la colletta 1-7, l'imprimitura, si è riscaldata, quindi prendo... Importante, quando si lavora con le colle animali, di non lasciare raffreddare la colla, quindi avvicinare la colla e tenerla a bagnomaria. Prendo un pennello a setole rigide. Perché? Le setole rigide mi permettono di entrare in tutti gli spazi, in tutti i dettagli anche scavati, della decorazione a stucco, quindi mi garantisce effettivamente la riuscita della mia operazione di imprimitura. L'imprimitura va fatta in modo molto veloce perché la colla dopo qualche secondo comincia già a raffreddarsi, quindi la si esegue in questo modo.
Vedete come lo stucco per un attimo cambia il colore, diventa un po' più scuro, diventa un po' più grigio. Basta un passaggio e l'operazione con la colletta 1.7 è finita. Prossimo passaggio, qua ho già dato l'imprimitura, è quello di iniziare a fare una delle tre applicazioni di gesso di Bologna, tamponate. Cosa significa? Io il gesso di Bologna, nel vero senso della parola, carico la decorazione, applico molto gesso e poi subito, usando un pennello a setole rigide, distribuisco il materiale che ho scaricato sullo stucco in questo modo, tamponando. Adesso è solo così un esempio come cosa succederà tra qualche minuto. Tamponando in questo modo riesco ancora a mantenere intatta la forma dello stucco, perché se la applico solo e non faccio questa operazione di tamponare, molte finezze, molti particolari della decorazione a stucco andrebbero perse, perché sopra troppo cariche di materiale. Prendiamo il gesso di Bologna che abbiamo preparato. L'acqua è ancora calda, al punto giusto. Guardate come si è mischiato bene con la colla, come la glassa di una torta. Bene, quindi adesso applicherò il gesso di Bologna in questo settore. Come vedete si è formata come una pellicola, una pelle molto ruvida. Questo mi faciliterà poi l'adesione dei prossimi passaggi col gesso di Bologna. Di solito si calcola di dare 2 o 3 mani di gesso tamponato. Cercare di evitare di passare 2 volte sullo stesso punto. Rischiamo di togliere il gesso che abbiamo messo. Ecco, ci siamo. Questo è il risultato dopo il primo passaggio di gesso tamponato. Devo aspettare all'incirca tra i 10 e i 15 minuti, posso poi ripetere l'operazione, quindi una seconda mano di gesso,
di nuovo aspettare ancora 15 minuti, è la terza volta, quindi gesso tamponato. Io adesso, per accelerare, diciamo, i ritmi, il prossimo esempio che vedete in questo settore qua, quindi, è il risultato di tre passaggi di gesso tamponato. Ancora ruvido. La quarta mano di gesso non viene più tamponata, ma stesa come una glassa su di una torta, in modo da rendere la superficie molto più liscia. Per fare questa operazione, quindi, utilizzerò un pennello con setole morbide, non più rigide. Importante per questa operazione, come avete visto, il tutto va abbastanza velocemente perché il gesso, avendo come legante la colla animale, dopo pochi secondi comincia ad asciugare e a raffreddarsi. Quindi anche questa operazione della stesura con il pennello a setole morbide, non più tamponato, vado a seguire la forma della decorazione a stucco. E cerco di veramente passare solo una volta e non voler forse ancora migliorare il risultato e ripassare una seconda volta. Rischio di creare un danno che praticamente col secondo passaggio tolgo quello che avevo messo prima. E voilà. Finito. Avvicinandovi potete vedere come questo gesso di Bologna che ho messo adesso col pennello a setole morbide comincia a dare un aspetto allo stucco che all'inizio era completamente piatto, regolare, a dare un effetto di plasticità. Diciamo, la superficie non è regolare, è abbastanza mossa, tutti gli angoli dello stucco sono smussati, tutte le forme sono arrotondate. Questo è il tipico, diciamo, aspetto di una doratura creata con un supporto come il gesso di Bologna. Quindi da una parte è un po' peccato che vanno persi certi dettagli della decorazione a stucco, d'altro canto il tutto diventerà molto meno spigoloso, il tutto è più arrotondato e in fondo il compito che ha il gesso di Bologna è quello di creare un supporto morbido che può essere poi utilizzato per la doratura a guazzo nella sua operazione forse più importante, oltre a quella dell'applicazione dell'oro, che sarà poi quella della brunitura. Vi spiegherò in seguito. La brunitura è con una pietra d'agata si riesce a rendere molto lucida la foglia d'oro. Questo è solo possibile se sotto la lamina d'oro il supporto è morbido, costruito con dei materiali organici che si lasciano comprimere, che si lasciano schiacciare.
Ci occupiamo adesso di questo settore qua nell'angolo. Il risultato qua è praticamente applicazione del gesso steso con un pennello a setole morbide, asciutto. Dopo circa un'ora e mezza si ottiene questo risultato. La prossima operazione è quella di passare uno straccio inumidito con dell'acqua fredda e lisciare la superficie in modo da rendere ancora più liscia, sì, la superficie della decorazione a stucco. Per questa operazione utilizzo un pezzetto di stoffa, cotone, e prendo un po' di acqua fredda. Importante non prendere l'acqua calda, perché naturalmente se vengo in contatto con l'acqua calda mi si scioglie praticamente tutta la colla e sono di nuovo ai piedi della scala. Sono dei piccoli dettagli, però se si riesce a rimanere concentrati e eseguirli tutti, il risultato sarà molto soddisfacente. Allora, bagno. Il pezzetto di stoffa e passo molto leggermente così sopra la superficie. Mi accorgo come in superficie si sta sciogliendo la parte del gesso, quindi più in superficie. E riesco con questa operazione forse a chiudere dei buchini che non erano ancora stati chiusi col gesso di Bologna. E allora, più è riuscita la lisciatura del gesso di Bologna tramite questo straccetto, e più brillante sarà il risultato finale dopo la brunitura. Quindi qua decido già come sarà il risultato finale del mio lavoro. Sono piccole operazioni, però molto molto importanti. Bene. Adesso passiamo alla prossima operazione, che è quella di passare velocemente una colletta sopra la decorazione che abbiamo appena lisciato diciamo, lasciamo asciugare il tutto un'ora e poi si passa la colletta. Questo processo di passare diverse volte la colletta tra un'operazione e l'altra è, come dire, è un sistema quasi quasi che ci assicura che effettivamente ogni prodotto che sovrapponiamo sia ben adeso a quello sottostante. È una garanzia di tenuta e non voglio avere alla fine il risultato, quel momento che faccio la doratura e trovarmi in una situazione che vedo come il strato per strato si sta staccando. Per comodità adesso giro 90 gradi così. Abbiamo parlato di colletta, non più la 1 a 7, ma è una 1 a 10, quindi ancora più diluita con dell'acqua.
quindi una parte di colla di coniglio e 10 parti di acqua. Vedete, non è trasparente, è leggermente gialla, pigmentata. Cosa significa? Io ho aggiunto questa colletta, che vado adesso a riscaldare a bagnomaria, un po' di bolo giallo. Vi spiegherò in seguito le caratteristiche del bolo. Aggiungendo una punta di colore a questa colletta, mi aiuta nel controllo. Immaginatevi, sono in una grande chiesa e inizio in un angolo della chiesa a mettere questa colla. Se aggiungo una punta di giallo, riesco sempre a controllare, ok, qua sono già passato, perché la colla non è fortissima, è 1,10, però se mi carico con troppa colla rischio di avere un effetto di strappo, quindi si può anche avere dei danni volendo essere quasi quasi troppo sicuri, mettendo troppo strati di colla. Quindi quello che è giusto è seguire le ricette come sono state scritte, il risultato è garantito. Per questa operazione utilizzo di nuovo il pennello a setole rigide. Come la prima temperina che avete visto all'inizio, la 1,7, anche qua molto veloce. Cerchiamo di non lasciare delle zone troppo bagnate. Così. Tac. Anche qua attenzione di non voler esagerare, forse a voler fare le cose troppo bene, a pensare ok, ci passa ancora una volta, ci passa ancora una volta. Cosa succede? La colla è calda e io con il pennello continuo a strofinare qualcosa di caldo sopra questa superficie, vuol dire che rischio di togliere il lavoro che ho fatto prima, praticamente mi si scioglie di nuovo fino alla fine. Arrivati a questo punto, vi presento due materiali, due prodotti molto importanti che assieme alla colla e al gesso di Bologna coprono un ruolo molto importante all'interno della doratura a guazzo. Sono i boli, sono delle argille. Ecco qui. Ho la fortuna di avere un bolo dell'Armenia nella sua forma proprio naturale. In sé il bolo è una sostanza che si trova in natura allo stato argilloso sotto forma di grumi o di depositi. Per la sua capacità di trattenere acqua viene usato per l'applicazione della foglia d'oro. Un'altra sua caratteristica è la morbidezza, che si conserva per qualche ora dopo l'applicazione della foglia e permette di eseguire le operazioni di brunitura con la pietra d'agata. Il bolo ha diverse colorazioni, le più conosciute sono il bolo rosso e il bolo giallo. Così lo si trova in commercio. Ecco come si presenta il bolo. Prima di essere legato alla colla animale e essere utilizzato come fondo per la doratura a guazzo.
vi dimostrerò adesso come si esegue la preparazione del bollo giallo e del bollo rosso. Il bollo giallo in sé, adesso vi dico anche le caratteristiche estetiche di questi colori, di queste argille. Il bollo giallo, come abbiamo sentito, non solo garantisce, grazie alla sua morbidezza, la brunitura dell'oro, però avendo questo colore giallo, molto simile all'oro, mi permette di sostituire l'oro dove non riesco a entrare con la lamina. Ed è per questo che io lo applico usando un pennello a setole rigide. Questo significa che ogni superficie che adesso qua appare bianca, tra qualche minuto sarà gialla. Per la preparazione del bollo giallo, metto di nuovo a bagnomaria una colletta, non più la 1 a 10, non più la 1 a 7, ma la 1 a 3. Quindi una parte di colla e tre parti. Di acqua. La riscaldiamo. La preparazione del bollo viene eseguita in questo modo. Prendo dal barattolo qua un po' di bollo giallo. E aggiungo della colla 1-3, colletta 1-3 riscaldata. Aggiungo con prudenza, ok, e inizio a miscelare. Fare in modo che la colla animale si leghi con l'argilla, con il bollo. Dato che contiene della colla di coniglio, ancora meglio se l'operazione la eseguiamo a bagnomaria. Ecco, adesso potete osservare come si è formata quasi una maionese, un'emulsione. L'argilla, essendo un materiale molto grasso, legato adesso alla colla animale, si presenta così. Adesso aggiungo colla 1-3 fino ad aver ottenuto la densità richiesta. È una questione un po' di esperienza, quindi si va tutto così ad occhio. Bene. Facciamo la prova. Quindi di nuovo col pennello a setole rigide. Provo. Perfetto. La densità, il colore che... mi ero prefisso. Quindi il bollo giallo è pronto. Lo tengo a bagnomaria e do una mano di bollo giallo sulla parte qua di stucco.
cercando effettivamente di entrare, non deve più rimanere niente di stucco bianco. Anche qua il tutto va fatto in modo molto veloce. Finito. Non importa se così l'aspetto della superficie adesso sembra un po' così a chiazze, a macchie. Importante è applicare, caricare, mettere questo strato che non è solo colore, ma è una quindi è una argilla e mi serve proprio come cuscinetto per migliorare la qualità del lavoro finale. Questo non deve disturbare il fatto che sia così tutta macchia, tanto il tutto viene adesso ricoperto con il bolo rosso. Questo è il bolo rosso, anche il bolo rosso in commercio si presenta così. Ci sono zone dell'Armenia che sono molto conosciute per la produzione di ottimi boli, che forse i più apprezzati da tutti gli induratori, già per il colore molto caldo del loro bolo, della loro argilla. La preparazione del bolo rosso avviene allo stesso modo come abbiamo visto prima con il bolo giallo, quindi adesso mi permetto già di farvelo vedere nella sua forma già preparata. La mettiamo quindi a bagnomaria e passiamo quindi all'applicazione del bolo rosso. Il bolo giallo sostituisce l'oro lì dove non siamo riusciti, o forse non riusciamo a entrare con la lamina. Il compito del bolo rosso è completamente diverso. Ed è per quello che viene steso solo sulle parti in superficie della decorazione a stucco. Si utilizza quindi un pennello di questo genere, lo si schiaccia a forma di lingua. Si prende il materiale, quindi il bolo rosso, e si passa leggermente con la parte piatta del pennello, si lascia scivolare praticamente il pennello e scaricare il bolo rosso solo sulle parti più in superficie. Molto importante perché questo colore rosso, il bolo rosso, darà un aspetto molto caldo, caratteristico a tutta la doratura. Dobbiamo capire che la lamina d'oro è molto molto sottile,
è un decimillesimo di millimetro, vuol dire ci vogliono 10.000 fogli di lamine d'oro per arrivare allo spessore di un millimetro. Questo significa che l'invecchiamento che concluderà la nostra operazione di doratura, l'invecchiamento vuol dire passiamo con una paglietta di ferro per togliere l'effetto metallico dell'oro, farà venire poi quasi quasi un po' in superficie il colore molto caldo, molto rosso del bolo che abbiamo steso prima. Dimostrazione di come si stende il bolo rosso. Come detto, si utilizza un pennello di questo tipo. Si dà una forma più appiattita al pennello, così, e poi si passa in questo modo. Tutte queste parti qua io riesco a raggiungerle con la mia lamina d'oro. Voilà. Questa operazione va ripetuta una seconda volta, quindi aspettiamo 15 minuti e ripetiamo la stessa operazione. Una volta asciutto, il bolo rosso viene lucidato. Noi la chiamiamo, è una pre-lucidatura, quasi quasi un voler aumentare ancora di più quell'effetto che otterremo con la brunitura finale con la pietra d'agata. Per fare questa operazione di pre-lucidatura usiamo questo tipo di pennello a setole rigide molto corte. Il tutto avviene in questo modo. Immaginatevi che con lo strofinare il pennello così rigido sopra la superficie si crea un certo calore. Con questo calore sciolgo leggermente la colla che è contenuta sia nel bolo giallo che nel bolo rosso. Questo aumenta di molto la brillantezza, la lucidità del bolo che abbiamo di fronte a noi. Si esegue in questo modo. Vedete qua questo dettaglio, come lo stucco è diventato lucido grazie alla prelucidatura. Operazione terminata. Fatto questo, passiamo al prossimo passaggio, che è di nuovo una messa in sicurezza. Diamo di nuovo una colletta 1-7 sopra la superficie che abbiamo
lisciato o reso più lucida con la nostra, con il nostro pennello. Adesso questo lo possiamo anche spostare. Riprendiamo la colletta 1-7 fare questa operazione. Utilizziamo il pennello a setole morbide. In sé cosa faccio? Stendo velocemente quasi il pennello asciutto solo sulle superfici più esposte la colla 1 a 7. Così, molto velocemente. Voilà, finito. Tra qualche secondo asciugherà. Anche qua, attenzione, non voler essere troppo perfetti e nel voler ripetere l'operazione dove sono già passato. Rischio effettivamente, visto usiamo materiale caldo, di rovinare quello che abbiamo fatto, quindi di togliere tutti gli strati. Bene, arrivati a questo punto, siamo pronti per l'operazione più importante, l'applicazione dell'oro.